Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo su Vlad e Nikki 2. Come potete vedere, ci sono tutti. Accediamo. Andiamo sul puzzle e c'è il nuovo mondo della cucina. Acquistiamo. Ed entriamo. Abbiamo deciso di fare la pizza. Oh, la ricetta della pizza più buona del mondo. Dovremmo lavorare sodo per trovare tutti questi ingredienti in questa cucina. Quindi da come si capisce, dobbiamo impastare una pizza e penso anche infornarla. E quindi trovare tutti gli ingredienti. Vorrei sapere un fungo che ci fa a terra. Quindi nel frattempo abbiamo preso un fungo. Allora, dobbiamo prendere queste cose. Ok. Allora, dobbiamo prendere pomodori, questo non so che cos'è. Funghi. Ah, eccoli i funghi. Dobbiamo tagliare. Ok, quindi iniziamo a cercare tutti gli ingredienti e gli utensili. La banana, l'uva. Quindi questi tastini colorati ci possono dire qualcosa, mi sa. No. Il forno, vabbè, questo serve per impastare. Il camice che c'ha. Niente, ci saluta. Ai. Che cos'è? Non saprei. No, forse dobbiamo andare in giù. Vai in su. Dove? Proviamo. Niente. No. Vabbè, facciamo un altro, ritorniamo dopo. Le piante. Piante, il frigo. I pesci. Sì, il formaggio, le uova. Nella pentola che c'è. Poi abbiamo un recipiente per impastare. Ma non ce l'abbiamo l'impasto. Niente, no, non abbiamo neanche la farina. Qua. Penso che devi tirare in entrambi i lati. Devi bilanciare il peso del con due mani, penso che lo devi fare. Siamo quasi pronti e vai, tira su un po' di qua. No! E ci ha dato le chiavi delle forbici. Scusa, ma sì, hai fatto rompere le uova. E non le potevo prendere. E quindi ci ha dato la chiave. Ma non abbiamo di uova. Una chiave per aprire questo lucchettino. La salsiccia, un pretzel, la soda e ci ha dato solo la salsiccia. Chiudiamo il frigo e procediamo. Una grattugia, un coltello, un vaso, una sacca di farina, le patate, i pomodori. E i pomodori ci ha dato per fare... Bene, questo gioco non sappiamo cosa si fa. E dove dobbiamo andare? Penso che dobbiamo ricoprire tutti. Tutti. E per fare cosa? Non ha senso. Vabbè, proviamo a ricoprire tutti. Di salire. Ah, bravo, era molto semplice, pensavo più difficile. Ci ha dato un cetriolo, come potete vedere. E ora dobbiamo tagliare l'acqua. No, l'acqua. Stiamo tagliando i cetrioli, i funghi. Ok, quindi vedete? Dobbiamo aspettare che taglia. Taglia tutto, prendi i funghi, poi pomodori, lui che ci saluta. Poi andiamo avanti, c'è la salsiccia e il formaggio. Salsiccia no. Il formaggio si grattugia. Ah, ok. Vabbè, facciamo prima questo. No, non ce lo grattugio il formaggio. Ma dovevamo strofinare, che stupidi che siamo. Strofiniamo tutto il formaggio e sembrano delle patatine praticamente, guardate. Ora, aspetta, banco, ma noi abbiamo un ingranaggio che forse deve andare qua. Hai visto? Oh. Forse qui ci sono altri ingredienti. Un orsetto non sulla penso pizza. Che dobbiamo mettere gli orsi sulla pizza. La melanzana. Niente. No.
Beh, una buona pizza no. Con la melanzana. L'ananas non lo so. Una pizza americana, una pizza con l'ananas, una pizza con la palla. Vediamo. Non penso no. Una pizza con la gomma sopra. E questo? Un cavolfiore, no? Una verza, l'uva. Siamo tornati all'inizio, quindi dobbiamo tagliare l'ananas perché agli americani piace la pizza con l'ananas. Bene. Ora, adesso impastiamo. E cosa? Come cosa? La farina. Vedi, forse ci metteranno l'uovo. Le uova? No. Andiamo a romperlo. No, devi girare. Giro solo la farina. Ci vorrebbe... È caduto l'uovo. Poi una pizza con le uova. Mai vista. Un impasto. Dobbiamo fare la torta. Devi stendere, devi prendere il mattarello. Ok, una bella pizza gigante. Gigantissima. Va bene, dai. Non avremo neanche il forno per metterla dentro così grossa. Dobbiamo farla grossa. Grossa, ancora più grossa. Ok, penso che... La pizza è stata stesa. Adesso aggiungiamo gli ingredienti. Ah, l'ho presa. Penso dobbiamo andare di qua. Dove? Ah. E questo che cos'è? Questo è un tavolo. No. Qua. No, qui, no, qui, no, qui, in forno direttamente. Vai, mettici gli ingredienti. Pomodoro, no. Non, no. Poi. Non ma no. Tu ci metti sempre il pomodoro, questo ci devi mettere. Gli ingredienti vanno messi qua. Forse su questo tavolo, come tavolo d'appoggio. Perché poi ce li dà messi. Ce li dà come presi. Pesci no, cetrioli. Mancano quindi altri. Ci manca il bacon, le olive, i pesci. I pesci li dovremmo scongelare. Quindi andiamo a mettere sul fuoco. Arriviamo al fuoco. Ecco, vedi? Ottima come scelta. Pesciolini pronti. Manca il bacon. No, manca molto. Bacon, no, in realtà mancano un ingranaggio e le olive e l'insalata. Sì, questo che cos'è? La pizza. La pizza si doveva cuocere, giusto. Mettere. Prendiamo la pizza. Mettiamola. Beh, non lo sapevo che era così grande. Visto? Abbiamo fatto una mega pizza. Ketchup, un sugo di pomodoro. Pomodori. Poi iniziamo a inserire tutti. Vabbè, i pesci interi comunque. Sì, con tutte le lische. L'ananas che non può mancare. Che cos'è questo? Ah, la salsiccia. Poi il bacon. Dove lo troviamo? In frigo. Apri il frigo. L'abbiamo già aperto. La pentola, sotto, nel cassetto. No, il bacon. Dove possiamo trovare il bacon? Anche questo abbiamo concluso, quell'impossibile. E quindi adesso dobbiamo inserire il bacon nella pizza. Bacon. E ora che ci manca? L'insalata, le olive e l'insalata. Andiamo a cercare. Completa. Sotto il cappello, hai visto? Sotto... No, scusami, Questa che cos'è? Verdurine? No. Dobbiamo buttare giù il vaso. Forse la devi tagliare, giusto? Visto? Adesso iniziamo. E le olive? Dove stanno le olive? Le olive o l'uva? L'uva sulla pizza. Ma ci mettono l'ananas. Non ho mai visto una pizza con le olive. Non è che dobbiamo smontare questo. No. L'apri scatola. Erano olive in scatola. E che adesso siamo per aggiungere alla nostra pizza. Che è un pochettino grande uscita. No. Una pizza come un tavolo praticamente. Evviva! La pizza è pronta.
È buonissima, con tutte le cose che ci avete messo sopra, manco riuscita a metterla in bocca. Manco mezza fetta. E possiamo lasciare questo pezzo alla mamma. Ciao ragazzi, per questo tutto. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanellina e ciao! Ciao e seguiteci!